Buonasera a tutti, io sono Maria Flavia Mammana, docente del Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università di Catania e responsabile del polo della didattica sezione di matematica di Catania per l'Accademia dei Lincei. Desidero darvi un caloroso benvenuto alle attività di quest'anno. Questo per noi è già l'ottavo anno e quest'anno ci siamo allargati fuori regione. Abbiamo fatto, diciamo, di necessità virtù e approfittando della nuova modalità di erogazione del corso, abbiamo aperto il corso a docenti di tutta Italia. E siete in tanti, abbiamo raccolto adesioni ovviamente locali, tra virgolette, e anche di colleghi, diciamo, dalla Puglia al Piemonte. Mi scuso subito per il disagio causato lo scorso lunedì in occasione dell'incontro con la professoressa Lucangeli. I problemi tecnici che si sono verificati non dipendevano dall'Accademia dei Lincei e neanche dall'Università di Catania che si era fatta carico di gestire l'incontro. Verrà un po' tutto spiegato in occasione del prossimo incontro con la professoressa Lucangeli. Che è stato riprogrammato per il 26 novembre e dovreste avere ricevuto tutti già le informazioni in merito a quell'incontro. Dunque, io chiederei un attimo alla professoressa Cirmi di portare i saluti istituzionali da parte del nostro dipartimento. Rita, ci sei? Sì, sono qui. Prego, grazie. Salve a tutti, buon pomeriggio. Io voglio ringraziare la professoressa Mammano intanto per avermi invitato ad intervenire e porto il saluto mio ovviamente e quello del direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica che già mi pare dal 2013 e per quest'anno virtualmente ospita le attività del Polo per la didattica dei Lincei. Io sono qui in qualità di delegato appunto del direttore del mio dipartimento per la terza missione. Voi sapete che insomma negli ultimi anni le università accanto alle tradizionali attività di didattica e di ricerca svolgono regolarmente ormai attività di terza missione. E sono considerate attività di terza missione tutte quelle attività che consentono di trasferire al territorio le conoscenze accademiche. E io sono in un dipartimento, il nostro è un dipartimento di matematica e informatica e come dire, l'anima matematica ha come naturale territorio la scuola con i suoi alunni e soprattutto con i suoi docenti. E vi ringrazio molto per aver aderito a questo laboratorio e soprattutto in questo momento qui comprendiamo tutti lo sforzo che state compiendo in questi mesi con la didattica a distanza. Vorrei ringraziare la professoressa Robutti per il suo intervento e mi auguro di poterla ospitare in presenza qui nel nostro dipartimento. In primavera avevamo organizzato un suo intervento all'interno di un altro progetto di cui è promotore il nostro dipartimento. Però purtroppo a causa del Covid, insomma, di questa emergenza, il seminario è stato annullato. Niente, io non mi trattengo oltre. Voglio ringraziare però Flavia per l'impegno e l'energia che spende per tutte le iniziative di formazione docenti che porta avanti il nostro dipartimento e soprattutto per questa che si svolge all'interno di questa prestigiosa cornice che è quella dell'Accademia dei Lincei. Non aggiungo altro, auguro buon lavoro a tutti e vi auguro di poter portare presto quanto apprenderete in questo laboratorio nelle vostre classi. Arrivederci, buon lavoro.
Molte grazie Rita. Io volevo spendere due parole sul corso di quest'anno. Il corso dal titolo Insegnamento e apprendimento della matematica nell'anno scolastico 2021, come ripensare la didattica dopo il lockdown, trova questo titolo che abbiamo pensato io e la professoressa Ferrarello la scorsa estate, sperando di trovarci in una condizione differente da quella attuale. Immaginando una didattica che poteva essere stata potevamo ripensare alla luce dell'esperienza della scorsa primavera per offrire un servizio, tra virgolette, diverso ai nostri studenti. Ci ritroviamo un po' tutti in situazioni molto simili a quelle della scorsa primavera, e quindi forse il titolo avrebbe potuto fermarsi ai due punti. Le nostre attività quest'anno sono organizzate in un ciclo di tre conferenze, che sono quelle riportate in questa slide sulla sinistra, e tenute appunto dalla professoressa Robutti oggi, dalla professoressa Lucangeli il 26 novembre e dal professore Corsini l'11 dicembre, e toccheranno tutti e tre temi diversi, come i titoli stessi già ci indicano. E accanto, a partire da gennaio, faremo quattro diciamo laboratori, speriamo laboratori, capite che è un po' faticoso gestire a distanza questa tipologia di attività, comunque condotti dalle professoresse Ferretti e Bini, e gli ultimi due incontri saranno un po' gestiti da noi del Nucleo di Ricerca e Sperimentazione Didattica del Dipartimento di Matematica e Informatica di Catania. E in particolare all'ultimo incontro vi chiederemo di partecipare presentando delle attività ed esperienze che voi stessi avete sperimentato nelle vostre classi. Dunque, non rubo altro tempo alla presentazione di oggi, ma volevo spendere due parole sulla relatrice di oggi pomeriggio. Abbiamo infatti il piacere e l'onore di avere la professoressa Robutti con noi. Come diceva la professoressa Cirmi, la professoressa Robutti avrebbe dovuto essere protagonista della ormai annuale appuntamento che abbiamo a Catania con l'evento che si chiama Un pomeriggio con, e che l'anno scorso avrebbe dovuto avere lei come relatrice, non l'anno scorso, la scorsa primavera. La professoressa Robutti è professoressa di matematiche complementari all'Università di Torino. Le sue ricerche riguardano l'introduzione di nuove tecnologie didattiche e metodologie didattiche e tecnologie per l'insegnamento e l'apprendimento della matematica, alla luce di quadri teorici che possono dare ragione dei cambiamenti nei processi di insegnamento di insegnanti e studenti. Si è occupata anche di dimostrazioni in matematica, di studi semiotico-culturali in cui i gesti costituiscono dati significativi insieme a parole scritte. È autrice di più di 100 pubblicazioni di ricerca in didattica della matematica, ed è membro di prestigiose associazioni nazionali ed internazionali. Mi preme sottolineare il suo impegno nella formazione insegnanti, e cito solo alcune cose degli ultimi anni, perché opera in questo settore da diversi decenni, almeno 20 anni. Ma negli ultimi anni, diciamo dal 2016, è responsabile del progetto Scuole Secondarie Potenziate in Matematica a Torino. Partecipa al team del progetto MatMUC Unito, cui molti di voi probabilmente hanno preso parte negli anni scorsi. Responsabile di un canale YouTube in cui vengono caricati diversi video che sono molto interessanti per cogliere spunti per le nostre lezioni, e gestisce anche la pagina di FIMA, pagina Facebook di FIMA in rete. Allora, io non rubo altro tempo alla professoressa Rabutti, cui cedo la parola. Grazie, grazie Flavia.
Intanto i miei ringraziamenti più cari e più vivi alla professoressa Mammana e alla professoressa Cirmi e in generale alle istituzioni che appoggiano l'iniziativa di oggi, cioè il Dipartimento di Matematica e Informatica di Catania e l'Accademia dei Lincei. Naturalmente sarà mio piacere essere a Catania con voi quanto prima, non appena le condizioni al contorno ce lo potranno, diciamo, concedere. È una città tra l'altro bellissima e tutte le volte che sono venuta, purtroppo ora solo per lavoro, non ci sono mai andata per vacanza, magari in futuro ci andrò anche per vacanza, mi sono sempre trovata molto bene a collaborare con le persone non solo della città, ma anche della regione. Quindi adesso io condividerò la mia presentazione che sarà naturalmente a vostra disposizione, non appena avremo finito. Eccola qua, riuscite a vederla? Sì, professoressa. Benissimo, io nel momento in cui apro questa presentazione perdo le vostre facce, la chat, qualunque cosa, per cui ci fosse bisogno di interrompermi, interrompete tranquillamente, non c'è nessun problema. Il titolo, gli studenti come ricercatori in matematica, quindi ci fa capire come metteremo l'accento sugli studenti, però capiremo anche che per mettere l'accento sugli studenti noi dovremmo mettere l'accento sui docenti e quindi le due comunità, quella degli studenti e quella dei docenti, saranno sicuramente collegate, intrecciate in interazione tra di loro. Comincio con quasi una provocazione che naturalmente ci trova d'accordo, il fatto che un formatore degli insegnanti abbia detto che la cosa più difficile che si possa mai chiedere a un insegnante è proprio quella di insegnare in un modo diverso da come è stato insegnato loro. Questo è un problema, naturalmente, no? Per noi insegnanti staccarci da metodologie e tradizioni in cui ci siamo trovati immersi come studenti prima e che abbiamo replicato dopo è una difficoltà, però possiamo farcela. Infatti questa mia conferenza sarà del tutto propositiva in questo senso. Ma questa frase non è solo una provocazione, diciamo, per quello che contiene, ma anche la slide stessa è una provocazione per le fotografie, perché qua vediamo un gruppo di insegnanti che sta facendo un laboratorio, naturalmente un laboratorio in presenza, mentre invece oggi, di questi tempi, come diceva la professoressa Mammana, nel passato anno accademico e nel presente anno accademico non lo possiamo fare. E quindi la sfida sarà oggi riflettere proprio su come si possa fare laboratorio anche a distanza. Prima di cominciare, però, alcune informazioni di varia natura, sia dalla società che dalle istituzioni che dalla ricerca. Una informazione è questa, ci viene da Andreas Schleicher, che l'ha presentata in una famosa conferenza internazionale nel 2009, mettendo l'accento sul dilemma della scuola, per dire che le capacità che sono più facili da insegnare sono proprio quelle che sono anche più facili da automatizzare e digitalizzare, che quindi la scuola deve accogliere la sfida di oggi e di questi tempi che viene richiesta dalla società, il demand. Qual era la richiesta della società? La richiesta della società è quella di formare gli studenti con delle capacità che sono queste, sono quelle di tipo non rutinario, essenzialmente. Essenzialmente, e di tipo interattivo oppure non rutinario, di tipo analitico. Queste due capacità, se seguite qua l'andamento dagli anni 60 fino ai nostri giorni del 2000, sono sempre più richieste dalla società, vuol dire dalle imprese, dalle aziende, dalle accademie, da tutti quanti, mentre le abilità di tipo più rutinario sono quelle, diciamo, meno richieste o manuali o procedurali, sono quelle meno richieste negli anni, sempre meno richieste, perché sono quelle, diciamo, naturalmente ripetibili, algoritmizzabili e naturalmente automatizzabili. Quindi la sfida per la scuola di oggi è proprio quella di formare degli studenti che sappiano affrontare problemi, problemi non banali,
professionali con delle capacità naturalmente di alto livello, che non ripetano delle routine, ma che siano di tipo analitico, di problem solving, eccetera. E questo fa pandan, questa demand, questa richiesta della società, fa pandan con quello che ci viene richiesto dai test internazionali OCSE PISA, i quali richiedono a tutti i quindicenni del mondo di avere determinate competenze in matematica che insieme formano quella cosiddetta literacy matematica, ovvero la capacità di un individuo di formulare, utilizzare e interpretare la matematica in una varietà di contesti. Ciò include la capacità di ragionare matematicamente, usare i concetti, le procedure, i fatti, gli strumenti matematici per descrivere, spiegare e predire fenomeni. Quindi gli studenti devono essere capaci di affrontare problemi, non di ripetere delle routine. Vedete che quindi le richieste della società sono perfettamente in sintonia con le richieste dei test internazionali, che vengono messe a punto da commissioni di esperti proprio di didattica della matematica. E attualmente, in vista del nuovo quadro di riferimento PISA per la matematica del 2021, oltre a quello che vi ho detto poco fa, è stato aggiunto anche quest'altro aspetto, cioè considerare la matematica in un mondo in rapida evoluzione, guidato dalle nuove tecnologie, tendenze in cui i cittadini sono creativi, coinvolti, formulando giudizi non ordinari per se stessi e per la società in cui vivono. Vedrete nella presentazione di Giulia Bini il 24 di febbraio proprio aspetti di questo genere con l'utilizzo dei meme. Ciò mette a fuoco la capacità di ragionare matematicamente, quindi non soltanto aspetti di problem solving, di utilizzo della matematica in contesti vari, ma anche di essere dentro l'epistemologia della matematica, utilizzare ragionamenti che possono essere diversificati a diversi livelli, no? Quindi magari congetture, argomentazioni, giustificazioni, ma poi anche dimostrazioni vere e proprie, belle e complesse. E qua mi fa piacere citare un personaggio della società attuale, che è la Merkel, che dice: chiunque conosca la funzione esponenziale sa che RDT con valore 1,3 o 1,4 non è accettabile, e si riferisce al Covid e alla funzione esponenziale. Quindi quanto la matematica sia utile nell'ambito dell'interpretazione della società e delle scelte migliori per la salute, per la vita degli individui. E aggiunge la Merkel: siamo il continente dell'illuminismo e la matematica è importante. Non a caso la Merkel è laureata in fisica, quindi naturalmente conosce molto bene tutti gli aspetti della matematica utili per essere applicati per una società migliore. Allora ci possiamo fare una prima domanda: dunque è il caso di cambiare modo di insegnare la matematica? Ma cambiare rispetto a cosa? Cambiare rispetto ad una tradizione in cui c'è la lezione frontale, una tradizione in cui l'insegnante spiega e poi assegna 1000 esercizi procedurali ripetitivi rispetto alle cose che ha spiegato. Naturalmente io ho la certezza che voi, se siete qui, è perché già avete iniziato e intrapreso una strada di cambiamento, questo è chiaro. E una delle risposte che possiamo dare a questa domanda è nel laboratorio di matematica, inteso non come uno spazio fisico, ma come una serie di indicazioni metodologiche di tipo trasversale, basate sull'uso di strumenti che possono essere più o meno tecnologici oppure poveri, e principalmente finalizzate alla costruzione di significati matematici. Ecco, l'importanza del significato più che della formula. Il significato ci apre la porta ai concetti. Quindi la costruzione di significati nel laboratorio di matematica è strettamente legata, da una parte, all'uso degli strumenti utilizzati per le attività, dall'altra alle interazioni tra le persone che si sviluppano durante l'esercizio di tale attività.
che sono risoluzione di problemi. Qui si intende per problema qualcosa di complesso, una problematica, non solamente la formuletta da applicare, questo sia ben chiaro. La formulazione di questo paradigma del laboratorio di matematica è stata fatta per la prima volta dentro il libro Matematica 2001, la matematica per il cittadino, a opera della commissione all'interno dell'UMI che lavorava in preparazione della riforma 20 anni fa, della riforma dei cicli, ed è stata assorbita dalle indicazioni nazionali, soprattutto quelle del primo ciclo, che la citano quasi, diciamo, allo stesso modo. Allora, questa prima risposta orientata verso il laboratorio di matematica, che cosa ci dà come conseguenza? Che nel laboratorio di matematica non si mette pressione alle persone, perché non vengono richieste subito risposte e per giunta corrette, si lascia il tempo di pensare, di lavorare insieme, di utilizzare strumenti materiali, di interagire e discutere. Non vengono giudicate le risposte come corrette o errate, ma si mettono al vaglio di che cosa? Della ragione, come diceva la Merkel prima, al vaglio della ragione, come diceva Pisa. Quindi gli studenti non si sentono in ansia per i loro errori, perché viene rispettato non solo il tempo di ciascuno, ma anche la risposta di ciascuno. La risposta di ciascuno che può essere messa al vaglio di una discussione in gruppo oppure di una discussione di tutta la classe insieme. Offre dunque un contesto di lavoro e di apprendimento. E questo contesto può essere all'interno della matematica, quindi portare verso dimostrazioni, argomentazioni, oppure extra matematico, prendere un contesto, che ne so, la diffusione della pandemia, per esempio, e affrontarla con una modellizzazione. Il laboratorio di matematica è già stato in questi 20 anni ampiamente utilizzato e sviluppato, non solo in quelle attività più specifiche, singole della scuola, della classe, della rete di scuole, del piccolo progetto locale, ma anche in progetti nazionali, oltre che Matematica 2001-2003, le conseguenze di questi progetti, della matematica per il cittadino, per esempio il progetto Matabel, per esempio il progetto Lauree Scientifiche, per esempio il progetto attuale dell'Accademia dei Lincei di Catania, per esempio attività regionali come quelle che citava la professoressa Mammana. Abbiamo un canale YouTube in cui in video di 5 minuti facciamo vedere operativamente esempi di attività laboratoriali da fare con gli studenti, la pagina Facebook in cui propagandiamo non solo le attività che facciamo a Torino, ma attività in tutta Italia, in tutto il mondo, o laboratorio, musei, eccetera eccetera. Adesso quello che vorrei fare con voi è procedere, andare oltre il laboratorio di matematica e riferirci a questi tempi, perché vi ho detto prima, il laboratorio di matematica mette in atto interazioni tra persone e uso di strumenti. Allora cerchiamo di capire quali risvolti ci possono essere. Quindi cito il titolo: Infrastrutture di rappresentazione di comunicazione, viene da un lavoro di due studiosi a livello internazionale pubblicato nel 2009, che sono Egedus e Moreno Armeia. Loro avevano, quindi anni fa, che sono 11 anni fa, avevano fatto questo lavoro per spiegare che chiaramente sono, questo lavoro è figlio di quei tempi là. Oggi ci sono già state delle conseguenze di tipo diverso rispetto anche all'evoluzione della tecnologia. Però loro avevano dato un punto molto importante all'epoca, cioè avevano distinto tra le infrastrutture che servono per rappresentare la matematica, per esempio noi possiamo riferirci a GeoGebra o tutti i software legati alla matematica, più statici o più dinamici di questo tipo, o alle le infrastrutture di comunicazione come potevano essere a quell'epoca quasi appena nate, piattaforme eccetera, che davano la possibilità di interagire, quindi il passaggio da web 1.0 a web 2.0. La riflessione che io adesso vi porto rispetto ad un lavoro subito successivo fatto da me e dal professor Arzarello è quello di vedere come queste rappresentazioni possono essere intese in maniera diversa. Noi possiamo avere diversi registri di rappresentazione, come quelli che vedete qua, cioè numerico, grafico, simbolico, analitico,
eccetera, oppure rappresentazioni in cui abbiamo uno stesso registro di rappresentazione, qui vedete un registro grafico in cui tutta la classe oppure un gruppo interagisce e condivide tutte queste rappresentazioni fatte nello stesso registro. La cosa interessante è quella di vedere che quando noi utilizziamo tecnologie di questo genere, l'insegnante ha un ruolo, sì, sicuramente, ma non dominante, nel senso che la stessa tecnologia può rimandare agli studenti dei feedback, vedete che qua ci sono rette con inclinazioni diverse, feedback che possono far capire agli studenti se tutte queste rette hanno coefficiente angolare negativo e una ce l'ha positivo, possono rimandare agli studenti, siccome qua c'è scritto il nome degli studenti che hanno, diciamo, utilizzato, che presentano il loro schermo, questi sono schermi di vari gruppi di studenti, possono rimandare un feedback in modo tale che gli studenti stessi capiscano che la loro soluzione ha qualcosa di diverso da quella degli altri e quindi si chiedano perché. Poi non è detto che la loro sia sbagliata e quella degli altri sia giusta, però giusto per capire che queste tecnologie, queste rappresentazioni consentono di lavorare in tanti insieme per poter capire e costruire quei famosi significati matematici di cui dicevo prima nel laboratorio di matematica. Allora, a questo punto una seconda domanda sorge spontanea, no? Dopo aver fatto questa introduzione. Possiamo fare laboratorio di matematica anche a distanza, non solamente in presenza? Perché noi abbiamo fatto esempi fino ad ora di laboratorio di matematica con interazioni, uso di tecnologie, per lo più in presenza. Quindi la domanda che ci poniamo è questa, e io adesso voglio utilizzare, diciamo, la proposta positiva all'epoca fatta da Obama per la sua campagna per riadattarla alla nostra didattica a distanza. Possiamo perché c'è la possibilità di intanto capire quali sono le opportunità che ci offre il web e che ci offrono queste interazioni a distanza e poi sfruttarle per fare attività laboratoriale con i nostri studenti. E quindi non c'è più distinzione in questo nuovo paradigma in cui abbiamo infrastrutture, per riutilizzare la parola di Hegedus e Moreno Almeida, abbiamo infrastrutture di rappresentazione e di comunicazione che non si distinguono neanche più, capite? Noi abbiamo molte opportunità nelle piattaforme di fare entrambe le cose. Noi abbiamo piattaforme che ci consentono sia di comunicare, come questa qua, per esempio, nella chat, sia di condividere, come stiamo facendo ora, uno stesso schermo, ma sia di lavorare insieme su una stessa lavagna, oppure di condividere un software e lavorare insieme su un determinato software che rappresenta appunto concetti matematici. Quindi le possibilità che abbiamo oggi, dal 2009, del lavoro di Hegedus e Moreno Almeida, sono di più. Sono di più e vanno oltre la distinzione tra infrastrutture di comunicazione e di rappresentazione. Noi possiamo essere connessi, possiamo ricercare, investigare, utilizzare l'informazione, fare analisi sui dati, anche big data, avere un pensiero sistemico, condividere e discutere a veramente diversi piani e diversi livelli. Per cui è chiaro che diventa anche più semplice la collaborazione tra docenti per il loro lavoro di sviluppo professionale, la collaborazione tra studenti per la loro crescita e la loro partecipazione alla classe, ma anche la collaborazione tra docenti e studenti, naturalmente. E quindi la collaborazione nell'apprendimento della matematica passa attraverso questi verbi che sono molto utilizzati nell'attuale panorama, anche nella ricerca didattica, non solamente adesso che utilizziamo questi termini con un linguaggio naturale, connettere, condividere, comunicare. E il ruolo della tecnologia, come abbiamo detto, non distingue più tra risorse per rappresentare solo o per comunicare solo, ma interseca queste risorse. E rispetto alla collaborazione, noi possiamo avere risorse che supportano e favoriscono
la collaborazione oppure che nascono dalla collaborazione. Questo ultimo paradigma, il punto 2, è stato molto discusso in un convegno internazionale, l'ultimo fatto in presenza, era la prima settimana di febbraio del 2020, a cui ho partecipato a Lisbona e poi tutto si è chiuso. Ma usciranno gli atti e quindi si potrà leggere e vedere quali sono i risultati di questi dibattiti e di queste ricerche. Quindi arriviamo alla terza domanda, se si può fare un laboratorio anche a distanza. Dunque, quale sarà il ruolo dell'insegnante in questa realtà così complessa, in questa scuola così complessa? Scuola in cui i tempi, i luoghi, gli strumenti, le interazioni non sono più quelle di prima. È chiaro che se già l'insegnante aveva una mission complessa prima, adesso deve essere veramente un gigante, un supereroe. Perché se da una parte alcune mission potevamo avere già precedentemente al periodo di lockdown, tipo ridurre la lezione frontale, guidare una discussione, introdurre il problem solving, organizzare i lavori di gruppo e usare la metodologia del laboratorio di matematica, oggi più che mai si chiede di interagire a distanza, di insegnare a distanza, di valutare a distanza e di avere anche un rapporto umano con gli studenti a distanza. Io a volte, avendo due squadre in questo primo semestre, due squadre di studenti da 100 ciascuna, a volte dico loro: ragazzi, mi mancate, perché io vedo questo schermo, sto proiettando il mio lavoro, interagisco attraverso la lavagna, ma non vi vedo, io voglio vedervi, e vedere 100 facce su un computer chiaramente non si riesce. E quindi non vedo l'ora poi di vedere i miei studenti anche di persona. Ma per adesso noi dobbiamo fare di necessità virtù. In ogni caso, quello che io posso dirvi da un punto di vista di messaggio positivo è che tutti noi docenti a tutti i livelli abbiamo avuto modo di imparare. Abbiamo imparato molto professionalmente da queste esperienze, quindi vediamola da questa luce, diciamo. Prima di presentarvi delle attività, vi dico solo due parole sul progetto che noi a Torino chiamiamo Liceo Potenziato in Matematica, soltanto perché l'Ufficio Scolastico Regionale ci ha imposto questa terminologia per essere all'interno delle attuali istituzioni, in cui non esiste l'indirizzo liceo matematico, ma esiste la possibilità, con le ore di potenziamento, di fare più ore di matematica nelle classi. Noi, come ha detto la professoressa Mammana, abbiamo cominciato nel 2016 con le scuole secondarie di secondo grado. Qua vedete un po' la diffusione sul territorio, vedete che il Piemonte ha un po' allargato i suoi confini per racchiudere anche la zona della Lombardia, e oggi tra l'altro siamo tutti accomunati dalla zona rossa, quindi insomma va bene anche questo. Nel 2018 abbiamo introdotto il primo grado, quindi le scuole medie, e da quest'anno anche la scuola primaria. Quindi quest'anno abbiamo raggiunto la verticalità del progetto delle scuole potenziate in matematica, in cui tutte le classi che partecipano, oppure classi trasversali se ci sono gruppi provenienti da classi diverse, fanno 33 ore almeno di matematica in più all'anno, mentre gli insegnanti seguono una formazione con noi docenti universitari. E tutti i materiali sono contenuti dentro la piattaforma di FIMA in rete, che è quella che è già stata citata prima, e le cose, diciamo, più strutturali sono raccolte nel sito del Liceo Matematico alla pagina di Torino. Come ci muoviamo? In continuità con esperienze precedenti, di cui alcune sono state già elencate dalla professoressa Mammana e che contraddistinguono il nostro gruppo da più di 30 anni. E il professor Azzarello è la persona che appunto storicamente ha iniziato tante di queste attività e di questi progetti in Piemonte. Noi come docenti universitari facciamo la formazione degli insegnanti una volta al mese
per un pomeriggio che dura 2 ore, 2 ore e mezza, una cosa di questo genere, proponendo attività che poi i docenti stessi vanno a sperimentare nelle loro classi. E dopo aver fatto 7-8 incontri durante l'anno, gli ultimi 2-3 incontri vengono dedicati agli insegnanti, cioè sono gli insegnanti stessi che ci raccontano le loro sperimentazioni nelle classi e come sono andate, che cosa hanno osservato, sia per quanto riguarda i processi di apprendimento che i processi di insegnamento. Ora, all'interno di questo progetto qua ho scelto 2 attività che sono state presentate giusto poco più di un mese fa ai nostri insegnanti e che riguardano le trasformazioni del piano dedicata più alla scuola secondaria di primo grado e al biennio e i numeri complessi che è un'attività dedicata più al secondo biennio della scuola secondaria di secondo grado. Ho sbagliato l'uno col due, chiedo scusa. La professoressa Bini, che voi sentirete, ha ideato l'attività dei numeri complessi in realtà da un articolo del professore Nemirovsky dell'Università di Manchester e che lavora molto in modo laboratorio. Mentre, scambiate l'uno col due, abbiate pazienza, Borsero, Pizzarelli, Casi, Pocalana sono coloro che hanno ideato sulla base dell'attività dei numeri complessi un'attività molto molto simile, analoga, da fare con i livelli scolari più bassi e che è quella delle trasformazioni del piano. Poi in realtà noi condividiamo, siamo un gruppo di una dozzina di persone, 3 universitari strutturati, cioè professori, più 8, 9, 10 a seconda delle volte, collaboratori più giovani che sono dottorandi oppure giovani insegnanti oppure ragazzi che si sono già addottorati e che collaborano con noi nella formazione di questi insegnanti. Allora, partiamo con i numeri complessi. Parto con questa, perché voglio partire con questa attività? Perché vi faccio vedere come era questa attività prima del lockdown, cioè la stessa attività fatta lo scorso anno, e poi vi faccio vedere com'è questa attività fatta quest'anno. Quindi voi vedrete nella stessa attività il laboratorio fatto in presenza e il laboratorio fatto a distanza. Così vedrete come l'abbiamo trasformata per poterla rendere a distanza, perché io non ve l'ho detto, ma è scontato. Le attività di formazione all'interno del progetto del liceo matematico, ovviamente quest'anno le facciamo a distanza, già la scorsa primavera le facevamo a distanza, quindi esattamente come stiamo lavorando in questo momento qui ora. Dunque, partiamo dall'attività dei numeri complessi come era fatta lo scorso anno quando eravamo in presenza. L'attività consiste in questo: si vuole far esplorare l'aritmetica del piano complesso in maniera molto molto laboratoriale con esperienze di tipo percettivo-motorio. Cosa vuol dire? In cui ci mettiamo proprio in azione, in cui manipoliamo delle cose, in cui disegniamo, costruiamo, muoviamo, interagiamo con degli strumenti e con i nostri compagni, colleghi, eccetera. Quindi questa è una foto scattata nello scorso anno scolastico quando abbiamo fatto questa attività in presenza. Si costruisce un piano di Argand-Gauss, quindi il piano dei numeri complessi per terra. Sul pavimento dell'aula si utilizza il nastro adesivo per non sporcare e magari se ci sono delle piastrelle quadrate naturalmente questo può essere più utile per cercare sia un sistema di riferimento sia un'unità di misura. Dopodiché, che cosa facciamo? Diamo a ogni studente un bigliettino, cioè lo studente da un mucchio di bigliettini ne estrae uno. E che cosa c'è sui bigliettini? Sui bigliettini c'è un numero complesso. Quindi ogni studente diventa un numero complesso, come quelli che sono segnati qua. Ogni studente in persona un numero complesso.
E poi che cosa deve fare? Una volta che lo studente impersona il proprio numero complesso, per esempio uno studente sarà z uguale 1 più i radice di 3, deve anche saperlo scrivere nelle altre forme, la forma esponenziale e la forma trigonometrica, cioè uno deve padroneggiare quel numero lì, sapere chi è, perché questa sarà la sua carta d'identità nel piano di Argand Gauss. Dopodiché, ecco qua, ognuno con la sua carta d'identità si piazza sul piano. Quindi ogni studente scrive il proprio numero complesso e anche il proprio nome e lo colloca sul piano di Argand Gauss. Quindi vedete che c'è l'asse reale, l'asse immaginario e qua ci sono gli studenti che si sono organizzati per prendere la propria posizione, perché un numero complesso nel piano di Argand Gauss ha anche un indirizzo ben preciso, ovvero corrisponde ad un punto. Dopo, che cosa facciamo? Abbiamo costruito preventivamente dei dadi belli grossi, e su ogni faccia del dado c'è una certa operazione da fare su un numero complesso. Potrebbe essere z al cubo, potrebbe essere complesso coniugato, potrebbe essere meno z, potrebbe essere la parte reale, la parte immaginaria, radice cubica di z, qualunque cosa noi vogliamo che sia una funzione rispetto allo z, no? Quindi noi abbiamo a disposizione questi dadi. L'insegnante o gli studenti stessi lanciano questi dadi e gli studenti che cosa fanno? Eseguono sul proprio numero complesso le operazioni indicate, quindi lo studente andrà a riposizionare la propria carta d'identità sul piano complesso a seconda dell'operazione o delle operazioni che sono saltate fuori, se ne lancia uno, se lancia due dadi. Tutto questo è fantastico, gli studenti, inutile dirvi che si divertono come dei matti, ma anche gli insegnanti che hanno, come vi ho detto, nel nostro modello formativo, gli insegnanti fanno, realizzano l'attività laboratoriale esattamente come se fossero gli studenti. Poi in un secondo momento facciamo la riflessione didattica su questa attività. E quindi abbiamo poi un'altra questione, cioè in questo dado non c'è più presente un numero complesso, ma su ogni faccia sono presenti due numeri complessi. E quindi per poter lanciare questo dado abbiamo bisogno di coppie di studenti. Allora ogni studente sceglierà un partner e dovrà svolgere queste operazioni sui numeri complessi. Della coppia di studenti uno sarà z1 e l'altro sarà z2. Lanciando il dado viene fuori l'operazione da eseguire. E quindi con z1 e z2 gli studenti faranno l'operazione tra appunto i due numeri, dopodiché piazzeranno il risultato sempre sul piano complesso. Adesso dobbiamo passare dalla presenza alla distanza. Ora che vi ho fatto capire, vi ho dato un senso, diciamo, molto rapidamente di come si situa questa attività nell'ambito della metodologia del laboratorio di matematica in presenza, adesso andiamo a vedere come possiamo collocarla a distanza. E così capirete che tipo di trasformazione abbiamo fatto sulla attività didattica da presentare ai nostri docenti, che poi la facciano con i loro studenti, perché una volta che gli insegnanti hanno partecipato a questi nostri incontri formativi, vanno nelle loro classi e sperimentano queste attività con i loro studenti. Quindi noi siamo a distanza, per cui abbiamo un piano di Argand Gauss che naturalmente è virtuale ed è condiviso e fa parte di quelle infrastrutture di rappresentazione che possiamo condividere di cui si parlava prima. Questo è il piano virtuale di Argand Gauss e naturalmente noi potremmo anche avere metà classe a casa e metà classe a scuola e si può fare allo stesso modo, basta che gli studenti abbiano una computer e siano collegati, per cui tutti gli studenti condividono la stessa lavagna. Vedete che ci sono anche, qualcuno ha messo anche proprio il nome e si vede dove sono collocati questi punti. Poi, come abbiamo fatto a dire agli studenti tu sei questo, tu sei quest'altro? Questo è una cosa molto carina ed è appunto una assegnazione virtuale di questa carta d'identità del numero complesso. C'è un link a una pagina web interattiva in cui gli studenti vanno, cliccano sulla casellina che vogliono, aprono questa casellina e vedono che numero complesso c'è sotto e così si impossessano di questa identità digitale complessa.
Quindi ogni studente ha la sua identità digitale, per quello che poi possono scrivere il nome, io sono questo, io sono quest'altro. Quindi ciascuno studente elabora individualmente poi anche la forma esponenziale, la forma trigonometrica, algebrica del proprio numero, insomma, ognuno deve avere piena consapevolezza di qual è la sua identità digitale di numero complesso, dopo aver aperto la casellina che vuole. Infine, che cosa facciamo? È quello che vi ho fatto vedere prima come risultato, cioè lo studente va a posizionare quel post-it virtuale dentro lo stesso piano condiviso. E quindi ogni studente ha la sua identità virtuale di numero complesso dentro una pagina che può essere una schermata di GeoGebra. Ognuno vede gli altri, non vede solo se stesso. Ora possiamo chiedere allo studente singolo di mettersi nel piano complesso, oppure possiamo chiedere a un gruppo di lavorare insieme, quindi suddividere gli studenti in gruppo, oppure possiamo chiedere a tutta la classe di mettersi sul piano complesso e quindi li vedremo tutti qua insieme e loro potranno vedere se stessi e i loro compagni. Insomma, la scelta metodologica per gestire questa attività in classe può essere variegata. Adesso il dado chiaramente non ce l'abbiamo, non possiamo lanciare un dado a distanza. Sì, potrebbe lanciare il dado l'insegnante e dire guarda che è uscito questo numero, ma non ha lo stesso piacere e sapore di far interagire gli studenti, per cui abbiamo costruito delle applicazioni che danno la possibilità di lanciare non un dado ma una ruota della fortuna, per cui gli studenti fanno girare questa ruota della fortuna e così sanno dove si ferma, vedete qua dalla freccia, per esempio si è fermato sulla radice cubica di z, e così sanno che alla propria identità digitale complessa loro debbono applicare questa operazione unaria, cioè la radice cubica di z, oppure potrebbe uscire qualunque altra cosa, che sono le stesse cose che avevamo visto, le stesse operazioni che avevamo visto prima sul dado fisico. Allora, che cosa faranno gli studenti? Una volta che hanno capito qual è l'operazione da applicare, l'applicheranno e dopodiché riposizionano la loro carta d'identità digitale sul piano di Argand-Gauss condiviso con questa ruota della fortuna. E poi si può proporre in modo analogo alle precedenti una simulazione casuale dell'uscita delle facce del terzo dado, oppure far lavorare coppie di studenti sulle operazioni tra numeri che sono state affrontate. Come prima noi avevamo la possibilità di avere un terzo dado con operazioni tra due numeri, anche qui possiamo fare la stessa cosa e quindi avere una ruota della fortuna che prende operazioni tra due numeri Z1 e Z2 e quindi a coppie gli studenti fanno girare la ruota della fortuna, uno di loro in persona Z1, l'altro in persona Z2 e così l'operazione che esce fuori Z1 moltiplicato, diviso più quello che è, insomma, con Z2 loro lo rappresenteranno di nuovo sul piano di Argand-Gauss condiviso. Facciamo qualche riflessione adesso sull'attività. Intanto vi ho fatto vedere Yes We Dad, cioè possiamo trasformare un'attività molto laboratoriale, interattiva, percettivo-motoria, con materiali poveri, che era fatta in presenza, fatta a distanza, con materiali che non sono tanto più ricchi e che non sono neanche troppo difficili da realizzare. E qualche riflessione volevo farla con voi rispetto a proprio task design, cosa vuol dire la progettazione dell'attività. Il passaggio dall'attività in presenza a quella a distanza ci ha portato a farci delle domande e allora vorremmo un attimo riflettere su questi punti. Per esempio sul fatto di proporre agli studenti dei numeri complessi che corrispondono a punti sufficientemente distanziati, in modo da non avere, diciamo, più studenti appiccicati nello stesso punto, nella stessa zona, e quindi non avere la sovrapposizione di questi post-it. Assegnare i numeri in forma trigonometrica, in modo da fare un primo passaggio per il posizionamento del piano, questa può essere un'opportunità per farli lavorare subito e capire come è fatto quel numero, se voglio scriverlo, trasformarlo dalla forma trigonometrica alla forma cartesiana e analitica.
stabilire un ordine con cui gli studenti intervengono sui post-it virtuali per evitare delle sovrapposizioni. Questo si può fare soprattutto se lavoriamo con tutto il gruppo GRASS insieme, perché se sono tanti comincia a essere magari difficile la gestione, e far lavorare gli studenti, come vi ho già detto prima, singolarmente, piccoli gruppi oppure tutto il gruppo insieme, tutto il gruppo classe. E come gestire l'operazione di radice cubica? Perché la radice cubica non è un numero, ma più numeri. Triplica i post-it, quindi dobbiamo sapere come gestirla. Magari, che ne so, post-it di colori diversi o numerati a vicino, non lo so. In qualche maniera bisogna riflettere su alcuni aspetti della progettazione dell'attività. Anche alcune riflessioni didattiche sono opportune, cioè quali attività e domande noi possiamo fare agli studenti in modo da favorire non solo l'utilizzo dei diversi registri di rappresentazione, che sicuramente sono importanti e che nel trattare i numeri complessi sono la forma trigonometrica, la forma analitica, e la forma esponenziale, le loro rappresentazioni simboliche, ma anche sceglierle in maniera adeguata a seconda di quello che voglio ottenere in termini di competenza da parte degli studenti, potenziare sicuramente il senso del simbolo e la relazione con la rappresentazione grafica, e poi promuovere il pensiero dinamico nella direzione della ricerca variata. Io qui non ho parlato esplicitamente di ricerca variata, perché molti di voi sicuramente hanno già sentito delle conferenze del professor Arzarello, e un nostro punto di battaglia molto importante sia per quanto riguarda la ricerca didattica che stiamo conducendo, sia per quanto riguarda la formazione dei docenti e la sperimentazione. Significa far sì che gli studenti diventino con lo spirito del ricercatore, come dicevo nel titolo, cioè che si chiedano dei perché, che spieghino i processi che hanno attivato per arrivare a un certo risultato, che spieghino anche i calcoli che hanno fatto, che spieghino i ragionamenti che hanno tirato fuori per ottenere o per non ottenere una determinata cosa, che si facciano domande, che vogliano andare oltre, che vogliano capire. Questo è quello che noi ci poniamo come obiettivo a lungo termine, perché è chiaro che non basta un'attività per raggiungere questo obiettivo. E adesso passiamo alla seconda attività che volevo mostrarvi oggi, che è legata intrinsecamente a quella che vi ho appena mostrato, che è adatta sia alla scuola secondaria di primo grado, sia alla scuola secondaria di secondo grado, soprattutto i primi anni, ma non andrebbe male neanche per la scuola primaria, se opportunamente adattata per il loro livello. Gli studenti anche qua possono essere suddivisi in gruppi, e noi pensiamo ad uno studente cosiddetto Sherpa nella ricerca didattica. Sapete che gli Sherpa sono i portatori, no, che vanno ad accompagnare le spedizioni che raggiungono le montagne altissime dell'Himalaya. Trouche ha introdotto, è un ricercatore francese, ha introdotto già nel 2004 questo termine per dire che è quello studente che mostra magari nell'ambiente tecnologico lo schermo, fa vedere che cosa ha fatto il gruppo, che cosa sta facendo il gruppo, condivide con i compagni quello che si sta facendo. Quindi incaricare uno studente Sherpa per ogni gruppo può essere utile per avere un po' un coordinamento anche all'interno del gruppo. I movimenti sullo schermo dello studente Sherpa sono visibili a tutti, in modo che i compagni possano confrontare le proprie pratiche, le proprie tecniche, le proprie strategie con quelle che ha messo in atto il compagno. Non si vuole lo studente leader. Infatti la metafora Sherpa è diversa dalla metafora leader. L'insegnante inoltre può raccogliere informazioni sugli schemi d'uso che sono stati costruiti da questo studente e condivisi con i compagni. Anche qua, per affrontare le trasformazioni del piano, e siamo in un piano della geometria analitica, diamo agli studenti la possibilità di aprire delle caselline virtuali, che corrisponde a quello che abbiamo fatto prima con i numeri complessi. Aprendo una casellina, lo studente si trova davanti una coppia di numeri che corrispondono a un punto che naturalmente va collocato sul piano
piano cartesiano. E quindi la prossima tappa sarà quella di collocare questo punto sul piano cartesiano. E anche qua mettiamo un'identità digitale analitica, lo studente deve mettere il proprio nome di fianco a questo punto sul piano cartesiano. Io vi chiedo perdono per i lavori che ci sono ogni tanto nell'appartamento sopra il mio, quindi se sentirete dei rumori non è colpa mia, vi chiedo perdono in anticipo. E dopodiché c'è di nuovo la ruota della fortuna. Che cosa succede con la ruota della fortuna? Con la ruota della fortuna vedete che ci sono tante possibilità di fare una trasformazione di quel punto lì, magari c'è una rotazione in senso antiorario di 60 gradi, oppure una simmetria rispetto all'asse Y, oppure una simmetria rispetto all'asse X, oppure una traslazione, vedete che c'è la freccia, con un vettore che ha componenti 4-1, oppure una rotazione in senso orario di 90 gradi, oppure una rotazione in senso orario di 90 gradi, oppure una simmetria centrale che ha centro, oppure un'altra traslazione con un altro vettore, oppure una rotazione di 45 gradi in senso orario, oppure una traslazione con un vettore che ha componenti 2 e 3. Quindi si gira la ruota della fortuna, che è digitale, ad un preciso link a cui possono accedere gli studenti, può andarci lo studente Sherpa, oppure ci può andare ciascuno studente, oppure l'insegnante stesso, dipende da come volete gestire l'attività. Ma la cosa interessante qui è quella di scatenare quel pensiero dinamico di cui dicevamo prima, cioè chiedere agli studenti: ma potete prevedere dove si sposterà il vostro punto? Ognuno di voi è un punto, quindi tu che sei quel punto lì, il punto di coordinate 2-1, riesci ad immaginare dopo che ti è uscita questa traslazione di vettore 2-3 dove va a finire il tuo punto? Quindi immagina prima immagina e cerca di prevedere dove va a finire il tuo punto con l'applicazione di questa trasformazione. Poi vai in GeoGebra, metti il tuo punto che avevi già messo prima e seleziona il tipo di trasformazione che c'è dentro GeoGebra, che corrisponde a che cosa è uscito sulla ruota della fortuna che hai fatto girare. A questo punto quindi lo studente metterà, diciamo, il nuovo punto, quindi se A era il primo punto e poi è uscita fuori una rotazione di centro B, allora A primo sarà il punto di arrivo, quindi A punto di partenza, trasformazione, simmetria centrale di centro B, A primo il punto di arrivo. E poi arriva una nuova fase, nel cambiamento di registro di cui vi dicevo prima, no? Quindi, ma dimmi un po', questo punto, questi punti qua tu li vedi rappresentati A, B, A primo, hanno determinate coordinate che vedi nella finestra algebra, no? Che cosa succede a queste coordinate? Cos'è successo a queste coordinate in modo che mi faccia capire come è stata applicata questa trasformazione? E quindi prevedete che cosa potrebbe accadere a un certo punto senza passare per la rappresentazione nella finestra grafica. Quindi spostatevi nella finestra algebrica e ragionate solo in questo registro di rappresentazione che è algebrico e provate a immaginare, se magari scelgo un altro punto, questa trasformazione che cosa fa a quel punto lì, e quindi ragiono solo algebricamente dopo aver ragionato graficamente. Questo è fondamentale per scatenare appunto l'apprendimento di tipo percettivo motorio. E poi si apre un mondo, perché noi possiamo inventarci di tutto di più. Per esempio, che cosa succede se ripercorriamo al contrario il percorso fatto? Provate a percorrere al contrario le trasformazioni compiute, quali trasformazioni dovete applicare se volete tornare nel punto di partenza. Quindi se io ho applicato una traslazione di un certo vettore V, cosa devo applicare per tornare al punto di partenza da cui sono partite? Qua non solo si pensa alla trasformazione inversa, ma si pensa anche, per esempio, alla trasformazione identica, perché la composizione delle due trasformazioni mi dà la trasformazione identica, ma nulla di tutto ciò di astratto viene passato agli studenti. Tutto sul concreto, avete già capito. Siamo a livelli bassi della scuola, quindi non dobbiamo andare verso la schematizzazione algebrica. Come dice? Forse, professore, sarà un errore di apertura.
Capito. Allora, adesso come continua? Continua come per i numeri complessi che abbiamo visto prima, sicché noi potremo avere due trasformazioni. Quindi faccio girare due ruote della fortuna, prima una e poi l'altra, e posso chiedere agli studenti di applicare di seguito la prima e poi la seconda trasformazione. E allora chiedersi, ma applicate il punto, ad esempio il punto A da cui siamo partiti, no? La trasformazione della prima ruota trova primo, poi applico ad A primo la trasformazione della seconda ruota e infine cancellate A primo. Quindi io passo direttamente da A ad A secondo. E allora ho fatto una composizione di trasformazioni, il tutto in maniera sempre molto pratica. E quindi che cosa succede se? La domanda che cosa succede se è cruciale per aprire quel discorso alla congettura, al problem solving, al problem posing, all'argomentazione, cruciale per far sì che gli studenti aprano la loro mente, vadano oltre la procedura, vadano verso quelle competenze di tipo non procedurale che ci richiede la società e che ci richiede la valutazione. Io vi ho citato il PISA, ma la valutazione nazionale degli INVALSI assolutamente è in stretta correlazione con quello che richiede il quadro teorico del PISA. Di nuovo le riflessioni didattiche per gli insegnanti, e cioè in quale classe, in quali momenti, all'interno di quale percorso potresti proporre un'attività di questo tipo, pensi di far lavorare gli studenti singolarmente oppure a gruppi, quali differenze tra l'attività in presenza e l'attività a distanza, come vuoi gestire la distanza, come guidi gli studenti nell'esplorazione, quali domande fare agli studenti per favorire non solo la discussione ma anche proprio lo sviluppo di pensiero critico. E allora, ecco, torniamo e chiudiamo con l'insegnante supereroe, no? Che poi non è difficile essere dei supereroi. Se noi ci togliamo il cappello di insegnante che sa tutto e trasmette tutto e ci mettiamo il cappello dell'insegnante che lavora insieme agli studenti, trovando, cercando, a volte anche non sapendo, ma in maniera molto umile dicendo, vabbè ragazzi, magari questa cosa non l'ho ancora prevista, non l'ho ancora vista, mi informo, la cerchiamo insieme, oppure datemi una mano con la tecnologia, qui non sono riuscita a fare questa cosa, per favore mi aiutate. Gli studenti impazziscono nel dare una mano all'insegnante, si sentono veramente considerati protagonisti e quindi vale la pena di tentare questo approccio laboratoriale in cui il maesto è esso stesso apprendista insieme agli apprendisti. Allora, dunque, l'insegnante che applica una didattica di questo tipo, no, orientata verso la ricerca e il far diventare studenti come ricercatori, deve scegliere problemi che non sono semplicemente procedurali, e questo l'abbiamo già detto e capito. Allora, problemi che offrano l'opportunità di esplorare, far ricerca, congetturare, argomentare, generalizzare, non sono tanti sui libri di testo, io ho visto, non ce n'è tanti, però noi potremmo pensare di prendere dei problemi magari più standard e trasformarli. Questo si può fare, l'abbiamo fatto con i nostri insegnanti, funziona, e quindi prendere dei problemi magari molto chiusi, molto tradizionali, aprirli verso domande più ampie, più aperte, e quindi lavorare insieme agli insegnanti sul task design, cioè sulla riprogettazione di determinati problemi. Poi pensare alle variabili coinvolte e non mettere tutto insieme, ma un po' alla volta. Quando prima io vi ho fatto l'esempio del numero complesso oppure della trasformazione, all'inizio ho messo una trasformazione su un punto, poi magari ne ho messa una seconda sullo stesso punto e poi abbiamo fatto la trasformazione tramite l'operazione su due punti. Quindi andare avanti per gradi è molto importante, complicare, iterare, percorrerlo al contrario, un po' alla volta, passi, un passo dopo l'altro. L'uso di diverse rappresentazioni matematiche fondamentali sempre per aprire la mente degli studenti, e poi le domande che non sono solo che cosa calcola, trova, ma qual è, come, in quale modo lo ottieni, che ragionamento hai fatto, che cosa succede se non abbiamo quella roba lì, cosa potresti dirmi,
E con questo veramente chiudo questa chiacchierata, questa conferenza, con questa bellissima immagine che viene dal passato, in cui si vedono maestro-apprendisti nella bottega della ricerca matematica, naturalmente declinati non solo al maschile ma anche al femminile, questo è molto importante. E alcuni riferimenti ve li do, ve li lascio nelle slide, poi in realtà il materiale è tantissimo, qui ci sono alcune cose magari più importanti. Vi ringrazio per l'attenzione, per tutta la pazienza che avete avuto nel seguirmi, e vi lascio con le cose che citavamo prima, qui la piattaforma di FIMA in rete che raccoglie tutte le nostre esperienze, aperta, potete iscrivervi, la pagina Facebook a cui invito tutti quanti a dare un'occhiata, la pagina del nostro dipartimento in cui ci sono le azioni e i libri. Noi pubblichiamo i libri gratuitamente, sono tutti qui, del piano lauree scientifiche, che naturalmente si lega al progetto del liceo matematico, e anche questo è il canale YouTube, si chiama Didattica della Matematica Ornella Robutti, è un canale istituzionale della mia università. E vi ringrazio davvero e chiudo questa conferenza. Grazie. Molte grazie a te Ornella, dunque tanti sono i commenti di apprezzamento delle attività che voi proponete, che continuano ad arrivare in chat, molti commenti più che domande. Se qualcuno vuole intervenire personalmente... Sì, se si può. Lo scrivete in chat, chi era? Angelo, il professor Ariosto voleva intervenire? Sì, anche se ho già lasciato il mio commento, se era possibile. Bene, prego. Parlarsi direttamente a voce con la professoressa Robutti per questa interessantissima conferenza, soprattutto appunto questi due laboratori dinamici. L'anno scorso ci siamo dovuti cimentare così, un po' tutti alla scoperta, non sapevamo che cosa inventarci durante la DAD. In primis io ho tentato qualcosa del genere sulle trasformazioni, ma sicuramente più statico di quello che ci ha fatto vedere lei. Adesso quest'anno, o in presenza o a distanza, sicuramente potremo sperimentare qualcosa di simile con i nostri studenti. Io sempre servendomi di GeoGebra avevo chiesto loro, fornendogli delle schede esplorative pre-costruite da me, di fare un'attività di esplorazione più che altro su delle immagini, le prime guidate appunto da me, con dei punti già fissati sul file GeoGebra, con una scheda che gli chiedeva di fare alcune cose per scoprire, poi arrivare alle definizioni. Parliamo di una secondaria, una prima media, ecco. Però ecco, quello è stato divertente per loro, perché hanno esplorato alcune immagini familiari, alcune provenienti dalla natura, altre opere d'arte famose, e poi la seconda parte invece sono stati liberi di scegliere loro un'immagine, quindi saltando fuori e spazzando dai fiori al logo di Harry Potter, insomma un po' quella. Però quest'anno ecco, si può rendere tutto molto più dinamico con questa perfetta ruota della fortuna, e quindi li si può coinvolgere, credo, molto molto di più. Grazie per questo suo intervento e questi spunti che ci ha offerto. Grazie a lei, grazie a tutti quanti. Vedo effettivamente una domanda che mi era sfuggita, non so se siamo in la pongo. Come fare ad applicare quanto brillantemente esposto ad alunni con sindrome Down o disabilità intellettive? Beh, di certo non è in questo spazio così minuto di tempo che si può riuscire a rispondere ad una domanda di questo genere. Quello che è importante è capire se le difficoltà di questi ragazzi consentono di poterli includere nel lavoro di gruppo con gli altri, in modo tale che interagiscano e si sentano protagonisti e che quindi abbiano la loro identità della casellina da poter piazzare nel posto giusto al momento giusto. Questa è la cosa molto molto importante, perché
Il laboratorio, le attività di tipo laboratoriale come queste aiutano moltissimo le persone, ragazzi, ragazze con difficoltà, ma anche che hanno magari, come dire, problematiche di inclusione in generale. Cioè io vorrei guardare questa cosa in maniera un po' più generale che non guardare semplicemente i ragazzi che hanno specifiche difficoltà. Quindi includerli il più possibile nelle attività, dare loro un task magari più basso, ma includerli nel lavoro di gruppo, in modo che anche loro dicano, ah bene, ho dovuto muovere di qua a qua. La freccia aiuta tantissimo. La freccia per la traslazione, per esempio, è una cosa che possono affrontare. Di certo sulla rotazione ci possono essere più difficoltà, questo è chiaro. Qualcun altro vuole intervenire? Io forse ho una domanda per i docenti. La professoressa Robutti parlava di riprogettazione, tutti ci siamo trovati a tutti i livelli a ripensare alle nostre attività, anche noi all'interno del liceo matematico ci stiamo sforzando per cercare di rendere le nostre attività laboratoriali fruibili anche a distanza, e in questo passaggio è richiesto un enorme sforzo ai docenti, enorme. Allora, ieri una professoressa mi diceva che i miei studenti ne sanno più di me, era spiazzata perché in queste nuove attività si attuava proprio quello che diceva Ornella, il passaggio di conoscenza dallo studente al docente, quello che noi a Catania chiamiamo insegnamento orizzontale, in cui apprende non solo lo studente, non sia una trasmissione verticale, ma sia nell'intersezione tra le conoscenze dello studente e del docente, c'è un allargamento non solo nella direzione dello studente, ma anche del docente, lo studente e il docente che apprende. Ora io mi chiedo, quando tutto tornerà a normale, speriamo prestissimo, quanto torneremo alla nostra precedente didattica, non dico vecchia, sicuramente buona, eccetera. Già adesso in classi in presenza si ha un utilizzo dello smartphone molto frequente. Cosa accadrà? Speriamo l'anno prossimo, quando tutto sarà finito quasi. Io mi auguro che ciò che stiamo vivendo adesso diventi poi un trampolino di lancio per altre, per nuovi modi, metodologie di insegnamento e soprattutto di apprendimento, perché noi docenti stiamo facendo uno sforzo per avvicinarci e ci stiamo avvicinando moltissimo al mondo dei nostri ragazzi. E probabilmente questo va a colmare quel gap, quel distacco che c'è generazionale, non colmare, comunque a diminuire, ecco, quel grande distacco generazionale che comunque c'è e che oggi le tecnologie amplificano un po', o ci aiutano a diminuire. Sì, Flavia, se posso anch'io intervenire in sintonia con quello che dicevi tu, posso dire che sicuramente noi non saremo più le stesse persone di prima. E quindi io mi sento profondamente cambiata in questo periodo. Ho imparato cose che magari prima non riuscivo a concepire. Cioè, vi faccio un esempio molto pratico. Con i miei studenti, anche se sono tanti, sto cercando non solo di fare anche all'università delle attività di tipo laboratoriale, ma soprattutto di cercare quell'interazione che in classe è molto più facile, che in aula è molto più semplice. Quindi cercare quel tipo di interazione, di dialogo attraverso mille tipi di interazioni, attraverso la piattaforma, non soltanto sincrone, anche asincrone. Quindi il mix di lavoro sincrono e lavoro asincrono fa sì che gli studenti che possono utilizzare le tecnologie su un terreno per loro friendly, molto facile rispetto a noi, fa sì che gli studenti rispondano. Almeno il riscontro che ho io è che quando noi li stimoliamo in questa direzione qua, gli studenti rispondono e quindi sì, diventano attivi, diventano protagonisti, lo fanno con gusto e con piacere. E allora perché non pensare nel futuro anche di mantenere
alcune di queste metodologie, alcune di queste attività pure in didattica in presenza. Esattamente, esattamente, esattamente. Dunque, qualcun altro vuole intervenire? I docenti confermano che loro sono già cambiati e che il cambiamento è in atto e si manterrà. Lo leggo un po' dalla chat. Alcuni si chiedevano dove potevano trovare la ruota della fortuna e probabilmente, ecco, qualcuno ha risposto. Ho lasciato i link, sì, sì. Esatto. Altre curiosità, domande? Dove possiamo prelevare le slides? Io volevo fare una domanda, se possibile. È possibile costruire la ruota della fortuna anche per altre discipline, oltre che per i complessi? Certo, si fa e voi potete andare sulla piattaforma di FIMA in rete, non so se siete già iscritti alla piattaforma del gruppo di Torino, dove vedete gli originali di questi materiali. Io vi ho presentato una sintesi estrema e quindi se voi andate invece sugli originali trovate un sacco di informazioni di ricchezza sia lato docente che lato studente.